per virtù di colui che ci ha amato. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente. Seconda lettura, dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, io vi esorto nel nome del Signore di bellezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio, divinità che ci viene da Dio. Abbiamo ascoltato nel Vangelo questa realtà dell'amore e della vita che scaturiscono da Dio. E San Giovanni altrove di se stesso. Per cui, se voi effettivamente vi amate, come è vero che vi amate, automaticamente, che significa proporla come dono, e dare se stessi non è fare un regalo ad un altro, ma è offerta concreta di vita senza condizioni, unicamente nella gioia della donazione. E quando avete avuto la certezza che Dio, quelli che non conoscono Dio, ma da figli di Dio, attraverso il sacramento del matrimonio. Il matrimonio di cui voi siete i ministri e celebranti vi darà la grazia di Cristo. Quelli che vivono con coerenza la propria fede, quelli che vivono la vita come vocazione. Amandovi dovete santificarvi. Non è cosa da poco. Ed è anche impresa impossibile. È Dio che si dà a voi. E abbiamo ascoltato nella prima lettura, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? La sofferenza, la tribolazione, la morte, la persecuzione, la fame, niente. Carissimi Giuseppe e Giuseppina, siete venuti insieme nella casa del Padre perché il vostro amore riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi dà forza con il sacramento nuziale. Perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente il dovere del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Giuseppe e Giuseppina, siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione, siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrà darvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Se dunque è vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Giuseppe, prendo te, Giuseppina, come mia sposa e prometto di esserti fedele in ogni circostanza, felice o avversa, nella buona e nella cattiva sorte, nella cattiva salute, di amarti e rispettarti per tutta la vita. Io, Giuseppina, prendo te, Giuseppe, come mio sposo. Prometto di esserti fedele in ogni circostanza, felice e avversa, nella buona e nella cattiva salute, e di amarti e rispettarti per tutta la vita. Il Signore Onnipotente e Misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa. Giuseppina, ricevi questo anello, segno del mio amore e dell'amore del Padre, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Se per ricevere questo anello, il segno del mio amore e della fedeltà, e del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo il Padre Celeste per la felicità di questa nuova famiglia e per tutte le famiglie del mondo. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore. Per Giuseppe e Giuseppina che hanno consacrato la loro vita nell'amore e nella fedeltà reciproca, perché siano fedeli al loro impegno, preghiamo.
preghiamo. O Signore, questo sacrificio di salvezza you know.
Ah, voi già ci siete passati. In casa vecchia. La chiesa di San Domenico. Grazie agli amici Filippina per il piacere che ci hanno dato invitandoci al loro patrimonio.